Buongiorno ragazzi, oggi è un nuovo giorno, si va al lavoro. Aspetta che ecco qua. Andiamo al lavoro, tutte cose, sono in macchina già da 10 minuti, anche perché appunto adesso mi sono trasferito a casa di una mia amica che abita a circa 10 minuti di macchina da casa mia e quindi devo aggiungere quei 10 minuti extra per andare al lavoro. E mi fa ridere che per andare al lavoro devo passare davanti a casa mia, cioè proprio la vedo. E così adesso stiamo andando, ragazzi. Stamattina una bella colazione a base di mela e caffè latte. Mi fa ridere perché ultimamente sto bevendo tanto latte, quando non ho mai bevuto in vita mia, e il mio corpo non sta reagendo neanche troppo male. Cioè, sapete quando, non sai, il tuo corpo è abituato ad assimilare il latte, diciamo, allora ti fa mal di pancia e quant'altro. Ecco, io quella fase devo ancora viverla, meno male. Una giornata al top, perché stiamo per appunto andare in ufficio. Siamo tutti in ufficio oggi, tutti i miei colleghi, ma a parte quello andiamo al ristorante dopo e probabilmente mangio la pizza, come vi dicevo ieri. Oggi spero di ricevere una risposta dall'agenzia, almeno per mettermi il cuore in pace, se mi accettano l'offerta o meno. E diciamo che il mio grosso scaglione ora come ora è la mia grossa preoccupazione, ciò che mi tiene sveglio la notte, ciò che non mi fa dormire. No, a parte gli scherzi, mi sono svegliato qualche volta stanotte un po' pensandoci. Sta roba, sapete, si cresce, si diventa grandi. Io già da un'ora, guardate che stanchezza. Ah, e ieri tipo mi sono iniziato un film, cosa rarissima nel mio caso, ed era tipo L'esorcista del Papa, penso si chiami così perché l'ho visto in inglese. E ragazzi, che trash allucinante, effetti speciali fatti in PowerPoint. Buonasera, finito di lavorare, tutto a posto. Oggi mi sono mangiato una pizza che si chiama Giro Pizza e aveva il mondo sopra. Questo mi ha fatto pensare molto e ho ragionato sul rapporto che ho io con le pizzerie. E purtroppo mi sono reso conto che non mi piacciono quelle pizzerie che mettono un sacco di gusti nella pizza nel menù, cioè tipo 2000 gusti, quelle robe impossibili, ma con quegli abbinamenti tipo tonno e salsiccia, cioè mari e monti, proprio cose indescrivibili e offensive tra di loro, non ha proprio senso. Io sono per tipo 10-15 gusti in una pizzeria, 20 to e basta, cioè per quanto mi riguarda possono essercene anche 10. Perché poi ragazzi, cosa succede? Se ne inizi a mettere troppe, perde il gusto, uno perdi un sacco di tempo a scegliere e sei indeciso, rimani sempre, non ho fatto la scelta giusta, non va bene. Due, se una persona vuole un abbinamento si fa un'aggiunta, cioè perché dover andare a mettere nel menu, andare a stampare 1000 pagine, mettere 1000 opzioni per cosa? Per fare una roba da kebabaro alla fine, per metterci l'opzione da kebabaro, da tavola calda proprio. Non so, secondo me non ne vale molto la pena, e difatti la pizzeria dove, ristorante, pizzeria dove andiamo sempre, e lì ne mettono tantissime di possibilità, che poi spesso ci sono sempre quei 6-7 gusti che sono completamente identici o quasi, e cambia una virgola, ma perché scrive una riga in più? Ma porta più qualità che quantità, e preferisco più la classe. Fatto sta che oggi ho preso una che aveva il mondo, ho fatto tutto questo discorso, che aveva letteralmente tutto. Penso che tra un po', ragazzi, inizierò a mettermi a dieta, perché mangio veramente male. O meglio, per gli standard magari classici mangio anche bene, ma per gli standard miei o quello che mi sono imposto vorrei iniziare a mangiare di meno, mangiare meglio, mangiare molte più verdure, mangiare molto meno, perché mi ingozzo alla fine sempre al ristorante. E questa potrebbe essere la soluzione alla bilancia, la famosa bilancia che continua a dirmi che ho una massa grassa del 22,34%, cioè che sono sovrappeso. Mannaggia. Allora, i piani di oggi ve li dico. Io adesso torno a casa, do da mangiare alle bestie e dopo mi sarebbe piaciuto fare una mini passeggiata.
un po' sulle torricelle, sulle colline, visto che attualmente abito lì vicino. Solo che adesso vi faccio anche vedere, ma c'è un tempo schifoso. E io non so qua se ne vale anche la pena, che perché sia stamattina che appena uscito dal lavoro ho iniziato a fare 4 gocce. Io va bene tutto, ma non mi voglio inzuppare più di tanto. No, assolutamente no. Magari dovrei comunque tornare a casa per aprire i gatti, perché ora sono in giardino. Se viene giù il diluvio, povere bestie, poi perdono tutta la poca fiducia che avevo accumulato in questi giorni con loro. Ragazzi, io sto impazzendo, devo ancora tornare a casa. Praticamente sono riuscito ad andare in agenzia, ho fatto le mie cose e belle notizie, brutte notizie, un po' di tutto, ve ne parlerò domani. Adesso io ho appena finito di lavorare, perché un'amica di una mia amica mi ha chiamato all'ultimo secondo per andare a fare le foto nel suo locale, e quindi insomma ho fatto la mia parte da bravo videomaker fotografo. E niente, quindi sono andato là, ho appena finito di lavorare, adesso devo tornare a casa e devo editare il video di YouTube per domani. Io non sono mai stato così in ritardo, ragazzi. 4 mesi che faccio vlog, io ho sempre avuto del buffer, stavolta no, stavolta niente. E quindi devo assolutamente editare quello di domani, poi domani editerò tutti quelli dei prossimi giorni. Adesso sono stanco, sono le 11:30 e io lavoro, sono in piedi dalle 7:10 di questa mattina, quindi potete capire anche voi un po' la stanchezza. Devo ancora farmi la doccia e devo dare da mangiare alle bestie. Lo fa tutto, ragazzi, è sempre pesantissimo. Sempre presentissimo. Adesso tra un paio di minuti sono lì e mi devo buttare a manetta nelle cose. Ragazzi, io spero che questo sia un periodo solo momentaneo della mia vita, perché non è sostenibile. Cioè, lavorare così tanto, essere impegnati così tante ore, è pesante. Per la salute è decisamente pesante. Tante cose in testa, tante cose che succedono, non vedo l'ora che finisca. E niente, per il resto, ragazzi, è stata una giornata abbastanza tranquilla, almeno da ingegnere ultimamente il lavoro è relativamente rilassato, quell'ambito non mi sta portando chissà quale frustrazione per il momento, perché io so che lo scam è dietro l'angolo, io so benissimo che la fregatura è sempre lì in agguato, la iena è pronta a mordere, e quindi mi tengo sempre pronto, preparato. Però tutto il resto della vita, tutte le altre cose sono strong, ragazzi, sono potentissime. Devo editare anche i video, le foto di questa sera nei prossimi giorni, proverò già domani, oltre che tutti i video di YouTube e quant'altro. Domani non posso uscire di casa, essenzialmente. Domani, cosa sto dicendo? Domani è un aperitivo. Mamma mia, non ce la fa più, non ce la faccio più. Guardiamo il lato positivo, non sta piovendo. Non sta piovendo, ecco, domani sarebbe una giornata perfetta per stare da remoto, così sono più rilassato, posso svegliare un'ora dopo, non devo andare in ufficio con la fretta, con l'ansia. Porca miseria. Cioè, senti le buche, tutto quanto becco, tutto. Vabbè, ragazzi, dai, siamo quasi arrivati, ce la facciamo. Io vi porto con me in questo mio lunghissimo percorso della vita, in tutte le cose che succedono, e speriamo che ce ne sia una quadra prima o poi. Guarda, non parcheggio neanche dentro, io la lascio fuori. Se mi becco multa, mi becco la multa, non mi interessa, c'è posto fuori. Vorrei beccarmi la multa piuttosto che parcheggiare dentro. Sì, dai, c'è posto. Mettiamo di fronte a questa Tesla, fianco alla Tesla, metto. Fanculo. Dai, ragazzi, ci aggiorniamo. Sono arrivato. Ragazzi, mezzanotte e mezza, ho finito ora di lavorare, fare tutto, cioè si diventa pazzi. Io vi invito, devo andare assolutamente a letto, e vi invito a mettermi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se volete vedere questo tipo di contenuti. C'è un ragazzo disperato che va a letto mezzanotte e mezza, e la situazione è questa, ragazzi. Io sono stanco morto, devo assolutamente dormire, mettermi la sveglia, domani è 7:20, sono già in piedi, cioè 7 ore. Buonanotte.